Congratulazioni, signori. Non dimenticherete questo giorno. Ha appena fatto la sua fortuna. Spero di no, signor Burke. Che cosa ci fai tu qui? Signor Rankin. Pensavo avessi smesso quando ti hanno cacciato via da Salinas. No, no, io lavoro ancora in questo settore. E lavori sempre con lo stesso nome? Sono conosciuto come Thaddeus Burke, ora. Thaddeus? Bene, Thaddeus, ti dirò una cosa. Io tengo la bocca chiusa, se dividi con me. Ma certo. Anzi, tu non mi crederai, ma stavo proprio per proportelo io. Bene. Cosa ne dici di farci una bevuta, eh? Offri tu. Vedrai che sarà molto redditizio. Lo spero per te. Signor Burke, le posso parlare? Mi servirebbe un'informazione. Più tardi, magari. Mi servirebbe il nome del presidente della ferrovia. Madame, adesso ho molto da fare. Il presidente si chiama Ellis Tove, vive a Chicago. Thaddeus, ma che maniere sono? Non mi presenti neanche a questa affascinante signora. Sono il dottor Quinn. Steve Rankin, molto piacere. Lei è quello che ha quasi ammazzato Sally. Chi è Sally? Era venuto a parlare con lei, in pace e disarmato. E lei l'ha quasi ammazzato di botte. Ah, non è morto? No. È un miracolo che sia vivo. È stata legittima difesa, signora. Perché non sentiamo l'opinione di un giudice e una giuria? Ma cosa dice? È stata una lotta leale. Lei è un bugiardo! Non osi chiamarmi mai più bugiardo, capito? O dimenticherò che lei è una signora. Ma... è un bugiardo. E io farò in modo che lei venga arrestato e condannato per tentato omicidio. Chiedi in giro dove posso trovare questo Sally. Devo finire quello che ho cominciato. È troppo presto per andare a cavallo. Ormai non posso più stare qui. Perché? Come sa che la stanno cercando? Perché lei gli ha detto che sono vivo. Mi dispiace. Non fa niente. Mi avrebbero trovato prima o poi. Un uomo osservava la casa stamattina. Un cacciatore di bisonti. Se n'è andato appena mi ha visto. C'è un solo modo per farla finire. Se crede di essere in condizioni di affrontare... Gli Cheyenne stanno per iniziare una guerra. L'esercito li tiene nelle riserve. Se Rankin va via, l'esercito se ne va con lui. Niente guerra, niente morti. Manderanno qui altri cacciatori. Che cosa vuole fare? Ucciderli tutti? Grazie per tutto l'aiuto che mi ha dato. Sally, non lo faccia. Non ho altra scelta. Tienimi lupo per un po'. D'accordo. Vieni, Ben. Se uccide Rankin, non sarà migliore di lui. Se è questo che ha in mente, io non le rivolgerò mai più la parola. Non l'ho mai vista così. Se lei lo uccide, non vorrò vederla mai più. Mai più.